Questa è un prototipo assoluto perché era nei depositi dell'Alfa Romeo quando si spostò dal Portello ad Arese. Tante vetture, tanti motori, tanti accessori sono stati venduti, per fortuna, perché l'Alfa voleva liberare gli spazi, voleva mandarli in demolizione. E allora, grazie al registro Alfa Romeo, siamo venuti in possesso di queste vetture che altrimenti sarebbero andate distrutte. Questo è un esemplare preserie del 2006. Evidentemente l'Alfa Romeo ha dato due telai a due carrozzieri diversi per avere delle proposte. Questa era la proposta di Ghia, che è stata scartata perché forse troppo innovativa, troppo moderna, a favore del prototipo Touring, che nella veste del 2006 aveva ancora la configurazione della 2000 con il motore e il telaio del 2006. Poi, quando è stata accettata, già dal telaio successivo ha acquistato la veste definitiva di quella che è il 2006 che conosciamo tutti. Ma è divertente il 2006 Touring, perché appunto ad un telaio 2006 ha ancora il vestito del 2000, che per me è più bello di quella 2006. Non trovando il prototipo della 2000, mi accontento di avere il 2006 vestito alla 2000. Questo invece è uno Spider che è nato nel 62. Voleva essere un'interpretazione per un nuovo modello, ma rimase anche questo nei depositi dell'Alfa Romeo. Era nata in Bertone e abbiamo trovato un sacco di documentazione con il muso della GT normale, quindi una GT tagliata. E quando arrivò in Alfa Romeo, Cattone, nel centro stile, mi raccontò che la disegnò sul muro con la plastilina, se la disegnò, la fece tagliare e modificare all'interno della centro stile, ricordava addirittura gli artigiani. Era ancora su base Giulietta, quindi un telaio Giulietta con motore Giulia, voleva essere appunto quello che poi sarebbe diventato molti anni dopo, 4 anni dopo, il Duetto. Ma questa era così complicata che alla fine non vide mai la luce. È bellissimo il movimento della cappota scomparsa, con questi anellini che vengono fuori con l'apertura da dietro per appoggiare la cappotta. È veramente una macchina a cui io sono affezionato, perché non riuscivamo a capire da chi fosse stata disegnata. Addirittura, quando l'ho presentata a Villa d'Este, la guardavano male perché sembrava fatta chissà da quale artigiano. Quando invece Egger, il famoso Egger, lo stilista della 8C e di tante altre Alfa Romeo e poi Audi, dice: ma prova con Cattoni, perché in quegli anni c'era Cattoni. Lo ritracciamo, gli mando una foto, dice: caspita, certo, me la ricordo benissimo, l'ho fatta io. Come l'ha fatta lei? Sì, l'ho fatta io. Mi può fare una relazione? No, dice, guarda, io non sono abituato a scrivere, a fare interviste, sono timido, venga lei a trovarmi. Allora con Anselmi siamo andati a trovarlo e ci spiegò la genesi di questa vettura, e poi mi richiamò dopo qualche mese e dice: Corrado, sei fortunato, addirittura nel box ho trovato i disegni della macchina. Quindi una gioia enorme, perché abbiamo scoperto il padre di questa vettura. Quindi, oltre a Giorgetto Giugiaro, che fece, diciamo, la macchina iniziale, il GT, poi Cattone e il centro stile ci misero le mani per modificarlo, e devo dire in maniera egregia. Questo invece è il capolavoro assoluto, secondo me, dell'industria italiana, del design italiano. Questo è un Alfa Romeo Giulietta Spider, disegnata da Pininfarina, ed è considerato lo Spider più bello della storia dell'auto italiana. Questo è il telaio 7. Il telaio 7 è quello che è stato presentato a Parigi nel 1955 e fece scalpore, perché ha modificato il modo di vedere gli Spider e ha dato vita veramente alla bellezza, alla storia italiana. La differenza fra questa, che sembra una normale Giulietta Spider, e la Giulietta Spider poi di serie, e in alcuni dettagli
quando ho restaurato questa macchina, io avevo trovato, veramente il carrozziere aveva trovato il muso come ricambio dall'Alfa Romeo. Allora stavano posizionando il muso perché questo era abbastanza distrutto e allora avevano pensato che fosse più comodo cambiarlo anziché modificarlo. Ma io ho detto provate un attimo a metterlo, appoggiatelo sul frontale. Appoggiandolo sul frontale il muso di quella di serie era più largo di 2 centimetri. Allora buttate questo ricambio, modificate, sistemate questo, perché in effetti abbiamo notato che era molto più sottile, molto più bellino, piccolino. Poi anche dietro c'è questa sguscia di 24 centimetri anziché 18 di quella normale, che dà una leggerezza, uno slancio laterale alla vettura incredibile. Il cruscotto è fatto come l'Aurelia, perché siamo nel periodo dell'Aurelia. In Pininfarina stavano facendo anche l'Aurelia, quindi i designer erano quelli, e allora hanno usato lo stesso stilema, diciamo, che hanno usato per la Lancia. L'abbiamo restaurata e adesso è nelle condizioni perfette per non sfigurare in nessun concorso d'eleganza, ma a parte il concorso d'eleganza è bello anche mostrarlo in una mostra così importante e davanti a così tanti visitatori, perché in questi mesi sono sicuro, speriamo ci sia una bella ripresa e che quindi si vada veramente verso l'apertura totale e quindi il museo tornerà a vivere come gli anni precedenti. Questa, che sembra una Giulietta normale, è invece una delle prime che andarono in America. Andarono in America perché Hoffman, questo importatore americano di macchine europee, era anche l'importatore tedesco che diede il là alla costruzione della Porsche 550 Spyder. Insomma, Hoffman era un austriaco che la vedeva lunga e allora aveva capito che c'era spazio in America per uno Spyder italiano e ordinò all'Alfa Romeo uno Spyder da vendere in America. L'Alfa Romeo gli disse sì, ma te ne faccio almeno 1000. Allora ordinò 1000 Spyder e questa era una di quelle che andarono in America. All'inizio le usarono per farsi notare, farsi conoscere per le corse, e questa era una di quelle da corsa, e fecero tante gare, addirittura le prime davano la paga alle Porsche, quindi si comportarono benissimo ed è stato un grandissimo successo. Hoffman aveva visto bene, aveva visto lungo, aprì il mercato americano all'Alfa Romeo, e il grande successo che si deve alle vetture Alfa Romeo è anche merito suo. Non dimentichiamo il presidente Lurani, che è stato quello che diede la svolta industriale all'Alfa Romeo, e con la Giulietta fece il suo capolavoro industriale. Lurani è stato amministratore delegato della SIP, mi pare Olivetti, è stato in tantissime aziende italiane come un grande risanatore, un grande uomo di numeri, ma di progetti importanti. In Alfa Romeo si dimostrò l'uomo giusto al momento giusto, perché con i progetti nati sotto la sua presidenza, l'Alfa Romeo vide delle vette che non ci furono più state, non furono più state raggiunte nei decenni successivi. Corrado, ci hai fatto vedere 5 pezzi storici dell'Alfa Romeo, ne manca ancora uno, quello del laureato se non sbaglio. Manca la chicca, manca l'emblema della mostra, che devo dire che abbiamo visto degli Spyder, uno più bello dell'altro. Forse questo è quello che è rimasto nel cuore di più, è veramente iconico, e specialmente all'estero, in America. Questa macchina vuol dire veramente Spyder, vuol dire Dolce Vita, il titolo della mostra di oggi, vuol dire l'Italian style, il bel vivere italiano. Scopriamolo! Questo è il duetto, il classico duetto, un nome che era stato dato all'Alfa Romeo. Questo è il 1750 telaio 1, quindi il primo tipo era il 1600, un anno dopo hanno fatto il 1750,
classico osso di seppia, che era nato con un nome dato grazie ad un concorso che era stato fatto in tutta Italia. Era stato scelto il nome Duetto, era stato addirittura messo sulle prime serie, sulle prime centinaia di vetture, questa scritta Duetto, ma poi è stata subito ritirata perché la San Montana aveva il brevetto del nome Duetto di un suo ghiacciolo e quindi ha obbligato l'Alfa Romeo a tirar via il nome. Ma comunque rimase sempre, fra virgolette, il nome Duetto a questa vettura, che grazie al laureato è stata quella che ha dato lustro all'italianità, lustro all'Alfa Romeo, è diventato lo Spider più venduto della storia dell'Alfa e addirittura durò per quasi 40 anni la produzione di questa macchina.